Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino ha organizzato il seminario Buona Pratica Agricola PSR Marche e Nuovi Obblighi di Condizionalità presso il Teatro Angel del Fuoco a Pergola. L'iniziativa ha l'obiettivo di formare le imprese agricole rispetto alle novità avvenute con le nuove politiche agricole comunitarie, dove ci sono molti cambiamenti rispetto a prima. Una politica che tende sostanzialmente alla difesa dell'ambiente. Se dovesse spiegare in parole semplici il PSR ai nostri telespettatori. Dunque, parole semplici per il PSR non esistono, però per essere molto riassuntivi possiamo dire che è una politica del secondo pilastro della Comunità Europea, è un aiuto aggiuntivo, diciamo, alle aziende agricole. Il percorso è stato un percorso lungo perché è una politica che viene fatta ogni anno, ogni 4 anni, ogni 5 anni, ogni programmazione. E diciamo che è un capitolo di spesa è il FEASR ed è proprio il cofinanziato. In questo si racchiude tutto lo spirito del PSR, in quanto c'è una quota comunitaria e una quota della regione. Questo perché ci sono delle regole nazionali, soprattutto come per il piano strategico che è stato emanato in questa nuova programmazione, ma le regole poi vengono declinate all'interno di ogni regione con dei bandi regionali. Ogni regione ha le proprie regole, anche se si sta cercando di accomunare le regole comuni per tutta Italia. Questo è, diciamo, lo sviluppo rurale in poche parole. In che modo questo nuovo programma di sviluppo rurale contribuirà alla difesa dell'ambiente? In modo sostanziale, perché di fatto si cambia l'obiettivo della PAC, ha cambiato radicalmente proprio nell'indirizzo della sostenibilità. E una parte molto rilevante del plafond che è dedicato al primo pilastro sarà indirizzata proprio a quelli che vengono definiti gli ecoschemi, che sono 5 misure che riguardano gli animali, il benessere animale e soprattutto la riduzione del farmaco veterinario. Poi ci sono misure che riguardano la salvaguardia paesaggistica degli oliveti e un'altra misura molto importante è la promozione dell'inerbimento delle superfici degli arboreti, proprio per evitare l'erosione dei terreni. E poi c'è una grande misura importante, anche se al momento finanziamenti limitati, che è quella proprio della produzione della predisposizione di aree dedicate agli impollinatori, quindi misure dedicate non esclusivamente alle api ovviamente, ma a tutti gli impollinatori, per cercare di riequilibrare un equilibrio che purtroppo per tanti motivi si è interrotto. Quindi una parte significativa del plafond viene spostata su questi temi. E gli agricoltori oggi devono fare delle scelte aziendali proprio indirizzate a questi temi e sono di fatto quasi la metà di quello che si prendeva prima viene dedicata a questi temi. Una giornata che vede gli agricoltori protagonisti a Pergola. Sì, con piacere abbiamo messo a disposizione il nostro teatro per ospitare questo evento, questa giornata dove appunto gli agricoltori sono protagonisti, l'agricoltura è protagonista. Abbiamo la fortuna di vivere in territori bellissimi e l'agricoltura è sicuramente molto importante. Chi si prende cura dei nostri territori svolge veramente un lavoro prezioso. Gli agricoltori sono interessati a capire che cosa succederà. Sì, siamo qui in questa splendida location proprio per una giornata di formazione e informazione ai nostri agricoltori. Stiamo spiegando cosa succederà nella nuova programmazione 2023-2027 dei finanziamenti delle agevolazioni per la PAC. Naturalmente ci sono dei cambiamenti e quindi queste giornate sono molto utili proprio per spiegare cosa vanno incontro i nostri agricoltori, quali agevolazioni avranno e anche quali obblighi poi
poi devono rispettare, perché questa nuova programmazione è sempre più diciamo convergente al green, vuoi per il rispetto dell'ambiente e di tutte le normative che poi già dall'Unione Europea ci conducono. Il vostro sostegno agli agricoltori? Beh, tutti i nostri uffici sono disponibili a offrire consulenza a tutti i nostri agricoltori, a fare delle simulazioni per la nuova programmazione. Ci spieghi il progetto? Allora, questo è un progetto finanziato ormai da un bando del 2020 della Regione Marche che ci consente di effettuare della informazione, delle divulgazioni ai nostri agricoltori e non, ai nostri associati e non. E quindi con il loro finanziamento ci consente di effettuare seminari, opuscoli, video, incontri che ci aiutano noi tecnici a raggiungere una platea comunque più vasta sul territorio e di informarli su tutte le nuove normative che stanno uscendo, anche perché quest'anno parte la nuova riforma politica agricola comunitaria che va dal 2023 al 2027, quindi le normative sono cambiate, sono sempre più rivolte verso verso l'ambiente, verso la sostenibilità ambientale, quindi informare e divulgare agli agricoltori le nuove normative consente loro comunque di avere una visione più ampia, di fare delle scelte diciamo imprenditoriali più adeguate o più mirate ai nuovi finanziamenti. Oggi abbiamo allargato una platea più vasta nel comune di Pergola, anche perché l'assessore regionale all'agricoltura ci ha dato la sua disponibilità e la disponibilità dei suoi funzionari che seguono il PSR Marche, e quindi allarghiamo insomma gli argomenti anche a tutta la parte del secondo pilastro che è il PSR Marche. Il fine di questo seminario? Siamo all'inizio di un nuovo periodo di programmazione del sviluppo rurale e è arrivato ormai il momento per gli agricoltori di fare le domande, e quindi oggi abbiamo illustrato le novità di questo nuovo piano di sviluppo rurale e in particolare dei bandi che stanno per uscire con delle misure a superficie a capo con scadenza 15 maggio. Quindi gli agricoltori che sono interessati all'agricoltura biologica, all'indennità compensativa e alla misura del benessere animale, l'indennità Natura 2000 e anche nuove misure del nuovo PSP sono chiamati a fare le domande presso le organizzazioni di categoria proprio in modo di compilarle. È arrivato il momento e quindi oggi abbiamo illustrato le novità. Le novità che sono la Regione esce con dei bandi sulle misure a superficie legati al PSR 2014-2022, in modo particolare per il mantenimento dell'agricoltura biologica, con un aumento dei premi, e quindi i bandi sono a condizione perché ancora tutte le regole non sono state ben definite, quindi sono soggette all'approvazione della Commissione Europea e del Consiglio regionale. Però gli agricoltori sono chiamati a compilare, andare presso il CA a compilare le domande, che è una cosa fondamentale, perché altrimenti perdiamo risorse, perdono loro delle risorse essenziali per il loro reddito. PSR, nuovi obblighi di condizionalità. La condizionalità rafforzata, questa è la nuova parola della nuova programmazione 2023-2027, prevede una serie di regole che debbono essere rispettate, regole minime per poter accedere ai premi sia del primo che del secondo pilastro. Il primo pilastro è quello che voi meglio conosciuto come pagamenti diretti, il secondo pilastro è quello che riguarda il PSR. E queste regole, questo insieme di regole sono esistenti dal 2005, dal primo anno, quindi molti anni che sono stati implementati. Per questo nuovo periodo di programmazione 2023-2027 è stato previsto un rafforzamento. Questo rafforzamento prevede che gli agricoltori debbono semplicemente andare a registrare nel loro quaderno di campagna
tutte quelle che sono le registrazioni con il concime a base di fosforo. Questo perché è interesse della collettività dell'Unione Europea tenere sotto controllo l'utilizzo di questo elemento chimico, perché è un elemento chimico che va ad inquinare le acque sia dei fiumi e poi dei mari, e dove si verificano poi dei fenomeni di eutrofizzazione che magari noi conosciamo come fioriture algali anomale. Chiaramente il problema dell'eutrofizzazione dipende in minima parte dal settore agricolo, perché il fosforo, una volta che è arrivato nel terreno, non è più mobile, non è solubile nell'acqua e quindi difficilmente riesce ad arrivare al fiume e ai mari, ma se non per il fenomeno di erosione, però questa cosa va tenuta sotto controllo. Quindi nuovo obbligo, che bisogna fare una registrazione in più tenendo conto di questo nuovo elemento, che nel sacchetto dei concimi, dove ci sono tre numeri, i tre numeri riguardano azoto, fosforo e potassio, questo è quello che riguarda il numero centrale, quindi il numero in mezzo che riguarda il fosforo. Altra novità che è stata inserita riguarda la taratura e la regolazione delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci. Ecco, bisogna che è una regola che già esiste, però diciamo che sarà oggetto di maggior controllo. Tutte le macchine irroratrici, finché sono nuove va bene, ma dopo il quinto anno che sono state acquistate debbono essere sottoposte alla prima revisione, dopodiché vanno sottoposte ad ulteriore revisione taratura ogni 3 anni, e quindi bisogna tenere da parte l'attestato dell'avvenuta taratura, perché questo poi verrà verificato per le aziende che andranno sottoposte a controllo a campione da parte di AGEA. Ulteriori novità, che poi in realtà erano regole introdotte tanti anni fa e poi erano state tolte, adesso sono state reintrodotte, riguardano la rotazione delle colture, solamente che nel 2023 non verrà applicata, perché purtroppo siamo nel frattempo scoppiata la guerra russo-ucraina e quindi questa misura serve per mitigare quelle che sono le minori produzioni o le minori scambi di certi prodotti agricoli. Quindi per quest'anno non c'è problema. Comunque sostanzialmente il discorso da praticare a livello di campo è quello di evitare la monosuccessione con la stessa specie botanica. Faccio un esempio: grano, 2023, 2024, 2025 non va bene, grano, girasole va bene, oppure mais non va bene, mais, loietto, può andare bene, perché quindi anche nello stesso anno viene alternata una specie botanica diversa. Se invece mettiamo erba medica, pur essendo sempre la stessa specie, va sempre bene, perché l'erba medica è una pianta miglioratrice. L'altra regola riguarda il fatto di tenere il 4% dei terreni come tara aziendale, che nel 2023 non vale, ma dovrà essere applicata a partire dal 2024. Come intende muoversi con questo nuovo PSR? Ci muoveremo cercando ovviamente di sostenere tutte quelle azioni che per noi risultano fondamentali in questo momento, perché sappiamo che queste programmazioni sono programmazioni di lungo respiro, proprio anche di tempo, no? 5, 6, 7 anni. E quindi in 7 anni possono cambiare tante cose. Noi pensiamo al periodo in cui arriviamo, no? Con pandemia, guerre che hanno cambiato, stravolto il mondo che conoscevamo nel giro di 3 anni. Quindi per esempio adesso c'è una priorità per esempio sull'acqua.
Ovviamente noi l'affrontiamo dal punto di vista agricolo, quindi parliamo di irrigazioni, però è ovviamente un problema molto più ampio. Sulla parte dell'irrigazione, quindi il problema spesso della carenza di acqua per i campi, investiremo diversi milioni di euro per potenziare e modernizzare la rete idrica regionale, quindi questo è uno dei primi punti. Un altro punto è cercare di sostenere sempre di più la montagna, perché sappiamo che vive delle difficoltà sempre maggiori, risente anche dei cambiamenti climatici e di tanti purtroppo agenti esterni, quindi abbiamo già aumentato attraverso l'indennità compensativa, cioè il contributo per chi coltiva in montagna, quindi questa è un'altra iniziativa. Un'altra attenzione la dedicheremo alla zootecnia, quindi anche all'allevamento sia degli ovini che dei bovini, attraverso anche qui delle misure di sostegno economico. Poi a breve usciranno dei bandi per i giovani, perché comunque è fondamentale cercare di stimolare e incentivare sempre di più i ricambi generazionali, perché rischia di la nostra campagna rischia di magari essere troppo vecchia. In che senso? Nel senso, da un lato positivo sicuramente, perché ci sono le antiche tradizioni che vengono tramandate, però è anche vero che bisogna dare continuità e futuro, no, alle aziende, quindi è importante il ricambio generazionale con nuovi giovani che possono anche utilizzare delle tecnologie moderne, e quindi lavoreremo anche, saranno presenti anche dei fondi per l'utilizzo delle nuove tecnologie, tipo per esempio quelle legate alla transizione digitale, per la gestione anche di dati delle proprie aziende. Quindi ecco, ci stiamo muovendo principalmente su questi punti. Come cambierà la metodologia? Beh, noi possiamo dire quella che vogliamo porre in atto, che è quella innanzitutto della condivisione, dell'ascolto, del confronto, tant'è io voglio ringraziare la CIA qui della provincia di Pesaro Urbino, perché loro prima ci ringraziavano a noi, no? Come per la presenza, perché oggi sono qui con diversi funzionari della Regione Marche e dell'agricoltura, però in realtà siamo noi che ringraziamo loro, perché ci hanno dato la possibilità di informare i tanti agricoltori presenti qui oggi al Teatro di Pergola, ma anche di ascoltare, sentire proposte, sentire. Quindi già ecco, un metodo per me è questo, è quello dell'ascolto e quello del confronto, perché già abbiamo avuto modo in questi mesi di vedere come laddove ci sia del confronto ci sono anche delle possibilità di miglioramento, e dove c'è comunicazione c'è condivisione. Un commento sul seminario di oggi. Seminario particolarmente importante questo, perché cade in un periodo dove gli agricoltori non hanno nessuna certezza praticamente sul nuovo periodo di programmazione per quello che riguarda la sovrapposizione, questo è il problema più importante, la sovrapposizione tra il primo pilastro della PAC, quindi gli aiuti a superficie classici che vengono sempre dati da tantissimo tempo, e il PSR, che questa volta si va a sovrapporre per certe misure con questo piano nazionale, il PSP. A questo punto i premi potrebbero cambiare, quindi per il biologico, per la produzione integrata, eccetera, perché gli impegni sono in parte sovrapposti. E il Ministero ancora non ha fatto chiarezza su tutto, stiamo ragionando tra Regioni e il Ministero per capire come andrà a finire questa cosa, abbiamo qualche certezza in più in quest'ultimo periodo, e l'incontro con gli agricoltori qui a Pergola è un momento fondamentale per trasferire le conoscenze. Gli agricoltori stanno per fare domanda sul biologico, sull'indennità compensativa, produzione integrata, che è cambiata tantissimo rispetto al passato, e bisogna spiegargli come fare. E questo confronto, dove sono presenti anche i dirigenti nazionali della CIA, oltre che i funzionari della Regione e l'assessore, penso che sia un momento veramente importante.